Oggi, a passato e presente, parliamo di Cinecittà e ci occupiamo di cinema, sì, di storia e cinema. 1937 viene fondata Cinecittà, 1940 il Centro Sperimentale di Cinematografia. Mussolini ha un grande interesse per il cinema, ma queste istituzioni vengono occupate da figure che stanno a metà strada fra il fascismo e l'antifascismo, anzi alcune sono decisamente antifasciste già allora, Luigi Chiarini, Umberto Barbaro, e parleremo anche di alcuni personaggi molto più noti, i fratelli Peppino Edoardo De Filippo e Roberto Rossellini. Di Cinecittà, che abbiamo definito la Hollywood del regime fascista, parliamo col professor Mauro Canali, con i nostri tre giovani storici, Emanuela Lucchetti, salve, Alessandro Ruffo, salve, Ilaria Fazzini. Salve. Professore, il fascismo capì immediatamente il cinema. Che rapporto ci fu fra cinema e fascismo? Ma il rapporto fu stretto, ma soprattutto negli anni 30. Negli anni 20 non è, col cinema muto non è che il fascismo manifestò grande entusiasmo per il cinema, tant'è che il cinema italiano negli anni 20 ebbe un lungo periodo di crisi. Il fascismo scoprì di nuovo il cinema con l'avvento del sonoro, e questo legato al discorso della possibilità della propaganda. Le chiedo una cosa, dovendo fare un nome, che nome si può fare? Chi è l'uomo del regime che scopre il cinema e spiega a Mussolini l'importanza di questo mezzo di comunicazione? Bene, non c'è dubbio che è Luigi Freddi. Luigi Freddi? Sì, è l'uomo che capisce immediatamente la possibilità che offre il cinema alla politica. E andò con Balbo negli Stati Uniti, forse è lì che scopre il cinema. Sì, o forse lui... l'aveva scoperto prima e andò perché... Beh, lui era interessato già al cinema, diciamo. Poi accoglie l'occasione di questa trasvolata atlantica di Balbo, lo va ad aspettare in Canada. Ma e la, poi la cosa che mi ha sempre colpito è che lui non torna con Balbo, che pure era un'impresa trionfale, e quando uno tornava da un'impresa trionfale tornava a prendersi un sacco di medaglie, ma rimane in America. Sì, perché lì rivela lo scopo vero poi della sua presenza in America, perché non è che va a zonzo a divertirsi, va diretto, gira un pochino, ma poi va diretto ad Hollywood. Ed ecco. E qui incontra l'incontro importante di Freddi con il cinema americano, è l'incontro con Griffith, col grande regista della nascita di una nazione. Il grande regista di quel momento. Sì. Ma ricostruiamo passo passo questa storia, entrando nel primo capitolo. Siamo alcuni anni dopo i fatti che abbiamo raccontato con il professor Canali e siamo nel 1937. A 2 anni dalla sua gestazione nasce Cinecittà, la città del cinema. Il fascismo della prima ora usa come strumenti di propaganda la radio e i cinegiornali dell'Istituto Luce. Ma quando l'industria cinematografica, grazie all'avvento del sonoro e ad una serie di investimenti statali e privati, supera la crisi che l'ha colpita alla fine degli anni 20, i notabili del fascismo cominciano a rendersi conto delle enormi potenzialità del cinema come megafono di regime. Vengono riorganizzati i vecchi stabilimenti, come quello della Cines, in via Veio a Roma, e se ne costruiscono di nuovi come quello di Pisorno, nei dintorni di Pisa. Qualche anno più tardi, è il 1937, nasce Cinecittà, il tempio del cinema italiano. Questo è il ricordo del regista Alessandro Blasetti. Ecco la nascita di Cinecittà, gli stabilimenti della Cines di via Veio. Scoppiò un incendio che naturalmente rese questi teatri inutilizzabili e allora l'assicurazione pagò quello che doveva pagare e si
si gettarono le basi di Cinecittà. Nel 1937 Cinecittà fu cominciata allora, anche perché il terreno dove agiva la Cines era al centro di Roma e valeva anche miliardi di allora, mentre invece il terreno dove è stata piantata Cinecittà era un terreno che poterono acquistare con una modesta parte di quel che si era ricavato dalla vendita del terreno della Cines. E nacque così Cinecittà, allora lontanissimo, circa 12 chilometri dal centro di Roma e circa 6 chilometri dalle case più vicine. Il Duce presenzia nel teatro numero 8 della Cinecittà all'incisione di un coro di Ildebrando Pizzetti per la sincronizzazione del film Scipione l'Africano ispirato alla grandezza di Roma. Professore, Alessandro Blasetti non lo dice, però sull'incendio della Cines, viene incendiata la Cines, si brucia la Cines e si spostano gli stabilimenti dal centro di Roma a Cinecittà, c'è sempre stato il sospetto, come se fosse un giallo, che qualcuno l'abbia bruciata, anche perché dietro c'è una speculazione economica per gli anni 30 colossale, cioè si lasciano dei terreni. C'è qualche sospetto, rimane negli storici? Beh, è rimasto, diciamo, sì. Il sospetto è rimasto e anche il fatto che la Cines stava a Via Veio, San Giovanni, sì. Zona molto che stava in quel momento sviluppandosi molto, quindi i terreni costavano e in realtà vanno a costruire su un terreno che all'epoca era un terreno agricolo ancora, lontanissimo dal centro, che costava poco e con i soldi dell'assicurazione questo passaggio fu facile. Quindi fu anche un grande affare, poi torniamo al cinema, lì fu un grande affare immobiliare. Un grande affare. Emanuele Lucchetti, provi a dividere in tre fasi la storia del rapporto fra fascismo e cinema. In questo rapporto la prima fase può definirsi la fase del ruralismo. La politica mussoliniana appoggia questo gruppo di giovani registi capitanati da Alessandro Blasetti che raccontano storie quasi rurali, quindi il cinema rurale che ha come ovviamente argomento la bonifica delle paludi pontine per esempio e anche la battaglia del grano. E questa è una fase primissima tra gli anni alla fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30. Durante la metà degli anni 30 invece l'attenzione cinematografica si sposta su soggetti contemporaneamente sia piccolo borghesi per evidenziare la convivenza del fascismo con questi ambienti, ma anche produzione di celebrazioni monumentali come il film di Gallone, Scipione l'Africano del 1937. In ultima analisi, sul finire degli anni 30, il 1938, il film Lucio Serra Pilota di Goffredo Alessandrini rappresenta un po' quel passaggio dell'eroe non più tanto fascista quanto romantico, per romanzare un po' anche l'eroe ecco, stesso del fascismo. Ho chiesto a Emanuele Lucchetti queste tre fasi perché così gli storici hanno classificato la storia del rapporto fra cinema e fascismo. E potere, certo. È cioè, ancora sì, così è la ancora classificazione? Così. Io anticiperei un pochino la terza fase, perché l'interesse si sovrappone a quella del cinema borghese o piccolo borghese. Esatto, perché sì, il cinema borghese era in quel periodo, il regime cercava di consolidare moltissimo i rapporti con i ceti che poi erano i pilastri della forza del regime. Erano quelli che cominciavano ad andare al cinema poi. Esatto, sì. Erano quelli che andavano al cinema. E poi però c'è l'impresa africana, c'è la guerra d'Etiopia e quindi c'è anche la visione militare, la visione eroica del fascismo. Sì, voglio costruire un uomo capace di vivere una vita piccolo periodo, ma poi di combattere. Di combattere proprio. Anche l'uomo coloniale, l'uomo capace di andare nelle nuove colonie, di insediarvisi e di, come dire, portare il verbo fascista anche ad altre popolazioni. Ci sono diversi film, anzi questa è proprio una fase coloniale, si la definiva tra il 37 e il 38. Senta, professore, lei ci ha fatto giustamente il nome di Freddi, che è un nome del quale non si può prescindere.
Però ci sono altri due nomi che, studiando la storia del rapporto fra Cina e fascismo, spiegano a Mussolini l'importanza di questo nuovo mezzo di comunicazione. Uno è suo figlio, Vittorio, e uno è suo genero, Galeazzo Ciano. Anche questa è una ricostruzione esatta? Sì, è esattissima, perché Ciano intanto fu quello che accolse al ritorno dall'America Freddi e per lui inaugurò una nuova direzione generale all'interno del suo sottosegretariato per la stampa e propaganda, che sarà poi il Minculpop. Quindi si apre, diciamo, un ufficio nuovo proprio per Freddi, che deve interessarsi di questo. Quindi Ciano capisce immediatamente i rapporti che Freddi porta dall'America. Professore, da storico, se lei dovesse dire chi arriva prima a capire il cinema, Mussolini o Hitler? No, sicuramente Mussolini. Hitler poi imita molto, nel senso capisce perfettamente, anche perché c'era stata questo battistrada, diciamo, che aveva di aperto Mussolini. Un pochino. Ed ecco un primato di Mussolini su Hitler, e noi vediamo adesso in un filmato le maestranze di Cinecittà girate all'epoca dall'Istituto Luce. Cinecittà perfeziona sempre più la propria attrezzatura e cura la formazione di personale tecnico, adeguato ad ogni esigenza. Recentemente vi si è svolto, sotto la guida di uno specialista, un corso di trucco cinematografico, branca importantissima dei servizi complementari alla produzione, che ha dato negli allievi ottimi risultati, anche a giudizio di una competente giuria. Voi potete vedere che da queste poltrone non ci si alza soltanto con una barba finta o una parrucca ben pettinata, ma anche sfregiati da orribili ferite, o se il soggetto è femmina, trasformate nella celebre faccetta nera della canzone. Le gloriose gesta di Scipione l'Africano. Attori generici e comparsi con a capo il regista del film Carmine Gallone, attorniato dal suo stato maggiore di tecnici e assistenti fra lo stuolo delle personalità e giornalisti. Con questa marcia che abbiamo visto entriamo, Alessandro Ruffo, nel cinema dei telefoni bianchi. Allora, il cinema dei telefoni bianchi è un cinema che è caratterizzato innanzitutto dalla grande importanza data proprio alle scenografie. Il telefono bianco, che dà il nome a questo cinema, è un segno di uno status superiore rispetto a quello della comune borghesia, poiché i telefoni bianchi erano molto rari e molto costosi rispetto ai normali telefoni neri, e quindi simboleggia la volontà dell'ascesa sociale della borghesia. E questo cinema dà proprio alla borghesia, oltre a un cinema di intrattenimento, quindi un cinema leggero che la distragga dai suoi problemi quotidiani, anche un'immagine di quella che potrebbe essere la sua ascesa successiva. Quindi dà un'immagine di promozione sociale in contrasto con una situazione comunque di disoccupazione e di problematiche interne abbastanza forte. Questo cinema poi è detto anche della commedia ungherese, poiché le ambientazioni solitamente sono extra italiane, poiché certe tematiche non potevano essere affrontate in Italia, come ad esempio il divorzio o l'adulterio, e quindi si preferiva collocare l'ambientazione di cinema che avessero, di film che avessero simili tematiche, altrove. Altrove. Quindi per gli spettatori facciamo una netta differenza fra il cinema piccolo borghese, di cui ha parlato Emanuele Lucchetti all'inizio, da questo secondo tipo di cinema, quello di Alessandro Ruffo, quello dei telefoni bianchi. Anche questo, professore, è ispirato dal regime? È ispirato dal regime, ma stanno scimmiottando Hollywood anche. Cioè, questo cinema dei telefoni bianchi in qualche modo riproduce un pochino la commedia hollywoodiana leggera, come dire, che parla a un certo ceto, che diciamo non è l'alto ceto, ma diciamo è un ceto anche popolare, perché sì, comincia anche, perché è aspirazionale, come aspirazionale, dice Ruffo. Esatto. E quindi però chiaramente, come giustamente dice Ruffo, lì c'è è stata selezionata la tematica e è stato tolto quello che invece nel cinema hollywoodiano c'era: adulterio, divorzi e roba varia. Quindi c'è una, come dire, c'è un riprodurre un cinema depauperandolo, diciamo, di certi temi che invece erano caratteristici di quel cinema. Giustissimo, condivido. Entriamo allora
nel secondo capitolo, che è fondamentale per questa nostra storia e che è dedicato al Centro Sperimentale di Cinematografia. . 1934. Galeazzo Ciano crea la Direzione Generale per la Cinematografia, organismo che ha competenze sul cinema con un più stretto e diretto controllo del regime. Il direttore di questo nuovo ente è Luigi Freddi. Freddi fonda il Centro Sperimentale di Cinematografia, nomina come responsabile il critico letterario Luigi Chiarini, che ha l'incarico di formare le nuove leve del cinema italiano. L'edificio del centro viene realizzato sui terreni del Quadraro, di fronte a Cinecittà e vicino alla nuova sede dell'Istituto Nazionale Luce. Benito Mussolini, il duce in persona, lo inaugura nel 1940. Il fondatore dell'impero ha inaugurato il grande edificio che ospita la nuova sede del Centro Sperimentale di Cinematografia. Ormai piena coscienza di quello che ha da essere, di quel che dovrà divenire sempre più compiutamente un grande quotidiano amico del popolo italiano, uno strumento di irradiazione dell'Italia fascista, un'arma nitida e appassionante al servizio della rivoluzione. Il centro deve essere una scuola superiore di quadri artistici e tecnici sul modello dell'Istituto Cinematografico di Mosca, nato nel 1919. Deve essere una delle fucine del cinema fascista, ma al contrario diventa uno dei focolai della sua fine. Chiarini è un uomo di regime, ma è di insolite aperture, al punto che chiama accanto a sé lo studioso marxista Umberto Barbaro. Molti i giovani che ci passano, tra gli altri Pietro Ingrao, Michelangelo Antonioni, Giuseppe De Santis e Massimo Mida Puccini. Questa è la moviola nella quale nel 1940 noi allievi potemmo vedere la corazzata Potemkin. In realtà la vedemmo chiusi a chiave perché il Ministero della Cultura Popolare aveva vietato che noi potessimo vedere i film sovietici. In questo senso Chiarini e Barbaro ci vennero incontro e ci permisero, chiusi a chiave, di poter vedere la corazzata Potemkin, come anche La madre e La tempesta sull'Asia di Pudovkin. Questa è una cosa importantissima. Dunque, il Centro di Cinematografia nasce a imitazione di qualcosa che era stato concepito dalla cultura bolscevica dopo la rivoluzione di ottobre in Russia, e vengono chiamati a dirigerlo Chiarini, personaggio che sopravviverà nel secondo dopoguerra, e soprattutto Umberto Barbaro, che era un comunista, un intellettuale poco conosciuto forse oggi, ma di grandissimo spessore. Emanuele Lucchetti, chi era Barbaro? Infatti Barbaro poco c'entrava con il regime, però prestò servizio, perché chiamato da Chiarini, e oppose una discreta resistenza agli ideali del regime. E Barbaro, tra l'altro, era innanzitutto cinematografo, drammaturgo, romanziere molto importante, che aderì negli anni 20 al movimento d'avanguardia romano dell'immaginismo. L'immaginismo si contrapponeva al ben più noto futurismo, ed era un movimento di origine russa, aveva tra i suoi padri anche intellettuali come Majakovskij, un movimento che andava contro l'ordine precostituito sia in ambito culturale, artistico, politico. Quindi capiamo bene il rischio di avere un Barbaro tra gli intellettuali della cinematografia. Lei dice un rischio, magari un'opportunità. Un rischio, esatto. Magari c'era qualcosa di consapevole da parte del regime nell'usare delle persone. Non poteva sapere se erano o no comunisti, però sicuramente sapeva che erano con un piede di qua e un piede di là, professore. Ma sì, ha ragione, nel senso che è proprio il periodo in cui il regime, che sta cominciando a preparare l'avventura bellica, è il momento in cui ci sono delle aperture verso una generazione di giovani
che comincia a manifestare insoddisfazione per gli sviluppi e gli sbocchi che aveva avuto il fascismo regime, l'opacità del regime, l'imborghesimento, eccetera. Quindi in un certo senso è un po', voglio dire, la linea che segue poi Bottai con Primato. Sì. Quindi ci sono giovani che già manifestano chiaramente una insoddisfazione che non è di tipo comunista, ma comunque si capisce che li avrebbe portati fuori dell'orbita fascista, e in quel momento c'erano. E quindi in quel senso la rivista che citava il professore, Primato, la rivista di Bottai, uno dei personaggi più importanti del regime fascista, è una rivista che accoglie quasi prevalentemente scritti di non fascisti, se non addirittura di antifascisti. E adesso vediamo in un filmato, negli ambienti di cinema e dei cineguff, sono i gruppi universitari che si occupano di cinema, si creano fronde di antifascismo. Sentiamo il ricordo di due importanti personalità, Lizzani e Comencini, due registi del dopoguerra. La redazione di Cinema fu un punto di raccolta e un punto di convergenza per quella generazione che aveva fatto e che aveva visto nel cinema l'elemento di formazione essenziale e che attraverso il cinema viveva e avrebbe vissuto tre momenti. Un momento in cui il cinema era tutto, era il fantastico, era l'evasione, il cinema di Hollywood, il cinema favoloso, il cinema come racconto magico. La seconda fase in cui il cinema diventava ponte per arrivare e per scoprire la cultura che era dietro le varie cinematografie, la letteratura americana è dietro il cinema americano, la letteratura francese è dietro il cinema francese, e la terza fase in cui il cinema ci sarebbe servito da ponte per arrivare alla militanza politica, alla scoperta della realtà italiana, alla protesta, alla contestazione del regime. Quanto a fare del cinema come realizzazione, tutto era sempre inquadrato nel GUF e il GUF aveva un indirizzo politico, perché in fondo devo dire la verità che questo fare del cinema, interessarsi di cinema, era un modo di essere antifascisti intellettualmente, cioè non eravamo classisti, non eravamo marxisti, eravamo degli antifascisti intellettuali, forse un po' snob, devo riconoscerlo, che in questa attività cinematografica vedevano una specie di fronda e una ricerca di maggiore libertà. Molto interessanti queste cose dette dal regista Comencini. Alessandro Ruffo. Allora, dobbiamo parlare per quanto riguarda l'esperienza di CineGuff, che è molto interessante perché dà adito ad una grande varietà di impulsi che saranno poi accolti, come ad esempio i primi impulsi per un cinema che si evolverà nel senso del neorealismo, e ci saranno anche, come abbiamo visto nel filmato, delle posizioni che mirano verso l'eversione del regime. Ma ci saranno anche delle posizioni all'interno dei GUF che andranno a voler modificare il regime dall'interno, a voler criticare alcuni aspetti del regime e alcuni aspetti della sua propaganda cinematografica, sempre in nome di un cinema più realista, più aperto e più vicino comunque alle esigenze dell'uomo comune. Professore. Sì, è interessante quello che sta dicendo Ruffo, perché in effetti i GUF furono una sorta, un crogiolo proprio di presenze talvolta contrastanti fra di loro, di tendenze che agitavano il mondo giovanile. Tutte figure che entreranno e usciranno dal Partito Comunista. Ma io mi domando, i cattolici in tutto questo, Ilaria Fazzini, non c'entrano niente? I cattolici in realtà si inseriscono nella critica, nel dibattito che inizia a emergere poi soprattutto negli anni 30 intorno al cinema in Italia, e si inseriscono acquisendo il controllo di una rivista, Il Cinematografo, e portano avanti quella che è l'idea del mondo cattolico e della Chiesa rispetto al cinema, un'idea che muta negli anni, perché se inizialmente il Vaticano guardava con diffidenza al cinema, questa nuova tecnologia, questo nuovo media, col tempo in realtà si aprirà. In particolar modo ci sono due encicliche di Pio XII importanti che daranno al mondo cattolico un'apertura verso il cinema, distinguendo però con attenzione dai film buoni da quelli cattivi, inserendo quindi qui il tema della censura cattolica che si sovrapporrà alla censura fascista, e una censura soprattutto a livello morale. Lucio, noi stiamo parlando di Cinecittà,
fra l'anno della sua fondazione, 1937, e il 1945. Oggi lasciamo da parte la Cinecittà e il cinema del secondo dopoguerra. Sì, certo. Secondo lei, in questo periodo specifico, loro riescono, i cattolici, a inserirsi nel cinema? Io ne vedo poca traccia. Ho l'impressione che, almeno dai risultati delle ricerche, sì, che sono, certo, stati fatti, che poche cose hanno lasciato, diciamo, gli intellettuali cattolici in quel momento nel mondo del cinema. Perché dopo, nel secondo dopoguerra, sarà enorme il loro ruolo. Ma però adesso, in quel momento, c'è anche l'esigenza di una, cioè si percepiva la spinta verso la sinistra, si percepiva nei giovani un'attenzione particolare. Abbiamo visto addirittura la corazzata Potemkin vista di nascosto. Quello è una parte, un documento bellissimo, che vedevano di nascosto la corazzata Potemkin. È quasi come se ci fosse un'osmosi fra fascisti e comunisti, e gli altri rimangono un po' sullo sfondo. Beh, qui stiamo parlando di due mondi totalitari, sì, che entrambi si pongono il problema della costruzione dell'uomo nuovo. Quindi come dire, un progetto di ingegneria sociale. Un giovane che è cresciuto sotto il fascismo e che comincia a essere insoddisfatto degli sbocchi che sta avendo il fascismo è più portato, proprio per la formazione che ha avuto, più portato a pensare a un'altra ideologia che comunque si ponga il problema comunque di un mondo nuovo, di costruire un uomo nuovo. E quindi quello è il crogiolo dove la parte più moderna, più giovanile del fascismo e i futuri antifascisti si incontrano e si mescolano tra di loro per alcuni anni. Per i cattolici, mi scusi, sì, i cattolici invece il problema è enorme, perché debbono da una parte distinguersi dall'adesione piatta al regime, però introducono quella che è una censura loro sui valori cattolici, che trova molta insofferenza nel mondo del cinema, dei giovani del cinema. Guardi, mi ha incuriosito delle cose che ha detto Ilaria Fazzini, tutte intelligenti, questa citazione dei due interventi di Pio XII, perché effettivamente i cattolici è quasi il Papa che li spinge, li incoraggia a cimentarsi con questa arte che poi nel secondo dopoguerra sarà ancora più importante. Però sa chi è che capisce subito la modernità e questi discorsi che stiamo facendo? Le spie dell'ovra, la polizia politica e le spie mandate in giro, perché loro capiscono quello che lei ha appena detto, e noi il terzo capitolo lo dedichiamo alle spie dell'ovra a Cinecittà. La tensione della polizia politica fascista si orienta anche all'interno delle attività teatrali e cinematografiche di regime. Il controllo dell'ovra nella complessa città del cinema si estende non solo alle maestranze, ma anche agli attori, ai registi e in alcuni casi agli stessi produttori. Fra loro Goffredo Alessandrini, Mario Soldati, Alessandro Blasetti, il critico Umberto Barbaro, gli attori Aldo Fabrizi, Amedeo Nazzari, Anna Magnani. Sergio Leone ricorda il motivo per cui il padre Vincenzo non ebbe più occasione di girare film. La prima volta che sono entrato avevo 12 anni. Mio padre, che all'epoca si chiamava Roberto Roberti, il nome d'arte, faceva il suo primo e ultimo film, devo dire, primo dopo 20 anni di essere stato messo da parte dal fascismo. E poi scoprimmo anche le ragioni per cui gli dettero questa possibilità, perché il produttore era una spia dell'ovra. E così io entrai a 12 anni a Cinecittà, e naturalmente mio padre faceva una commedia con Armando Falconi e Carla Del Poggio, e io fui subito abbagliato, perché il film che andavo a spiare era quello di Blasetti, che era La Corona di Ferro, e Camerini da un'altra parte girava I Promessi Sposi. Durante I Promessi Sposi, alla festa, mi pare il 28 ottobre, insomma, io stavo girando in teatro, mi mandarono a chiamare, c'era un federale, non so chi c'era, del partito, dice, lei perché non ha il distintivo del fascio? Perché non sono iscritto? Dice, lei prenda questo distintivo
lo mette in questo giorno di festa per noi e vado a girare, se no non gira più. Allora io mi fascio, però mi si sopra l'impermeabile, e lo dissi agli operari, ci hanno chiamato per questo, ma mi si sull'impermeabile. Nessuno può sottrarsi. I tribunali speciali sono pronti ad infliggere pene severe anche per una voce, un pettegolezzo. Leo Menardi, Ettore Crisman, l'attore Piero Cocco sono solo alcuni degli informatori più noti dell'ovra. Fra loro il produttore Francesco Salvi, che dal 1928 riferisce sugli ambienti del settore cinematografico. Un altro caso è quello dell'attore Manlio Calindri, sorveglia i fratelli Edoardo e Peppino De Filippo, tanto da indurre la polizia politica a fare indagini sul loro conto anche durante l'occupazione nazifascista di Roma del 1943. Roma, 25 dicembre 1943. Da molto tempo sorvegliavo i fratelli De Filippo, i quali erano ritenuti sovversivi e irriducibili antifascisti. Feci alcune constatazioni che comprovavano la veridicità dei sospetti. La notte del 25 luglio, i due De Filippo, e tutta Roma può confermarlo, fecero pazzie proprio da manicomio. Assoldarono i primi facinorosi che trovarono e con essi percorsero le strade di Roma strepitando e rovinando tutto quello che poteva ricordare il fascismo. Invitarono poi a casa loro a gozzovigliare i più delinquenti di questi operai, inneggiando alla morte di Mussolini e alla vittoria della Russia. Allora, professore, questo è un capitolo bello ricco. Innanzitutto ci sono i due De Filippo, Peppino De Filippo e Edoardo De Filippo, che sono ancora fratelli gemelli, recitano assieme, sì. E già nel 42 hanno delle grane terribili con il regime perché sfottono alcune cose del regime stesso, il pubblico se ne accorge, rumoreggia, loro continuano, e poi ci sarà un episodio buffissimo che quando invece litigheranno nel 44 litigheranno di nuovo nel nome del fascismo, perché Peppino accuserà Edoardo di essere un duce, gli dirà duce, 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 nel momento del litigio poi non si parleranno più. Ed ecco i fratelli De Filippo. Poi ho visto fra i delatori Mario Calindri. Mario, sì. Calindri, di chi è? Manlio, è parente. Manlio Calindri. Manlio Calindri è parente di Ernesto Calindri. È il fratello. Il fratello, fratello più di Ernesto Calindri. Sì, attore pure lui però. E quindi diciamo è un mondo dove la delazione, l'antifascismo, la milizia fino all'ultimo momento. Poi le farò una domanda specifica, sì, su questo. Beh, diciamo che chiaramente l'ambiente del cinema di Cinecittà è infiltrato al massimo, perché l'abbiamo detto, uno strumento importantissimo che andava controllato, gestito, e quindi l'ovra è dentro, e naturalmente come ogni volta ci si riferisce all'ovra ci dobbiamo riferire a professionisti che lavorano nello stesso ambiente. Non è che l'ovra andasse a chiedere aiuto o reclutasse gente estranea all'ambiente, in genere gente dell'ambiente che aveva modo di frequentare giornalmente probabilmente riferiva, sì. Questi sono tutti attori o registi o sceneggiatori che bazzicano l'ambiente del cinema, bazzicano Cinecittà. Manlio Calindri in particolare teneva d'occhio ad esempio i fratelli De Filippo. C'è questa relazione che viene citata dal documentario, che è interessante, ma ce ne stanno tante altre. Ma perché proprio i fratelli De Filippo vengono tenuti? Beh, loro erano già in odore di... No, in odore. Sì. Loro erano, decisamente era noto il loro antifascismo. E addirittura Calindri a un certo momento in una relazione addirittura fa... Manlio Calindri. Manlio Calindri fa il, come dire, fa l'agente provocatore. Va a trovare Edoardo nel camerino e cerca di provocarlo. Per farlo, Edoardo naturalmente aveva mangiato la foglia, e sostanzialmente la relazione di Manlio Calindri al suo capo ovra è che l'attore se n'è accorto e addirittura mi prendeva quasi in giro. Dalle testimonianze dei figli sembra che il più deciso antifascista fosse Peppino, più ancora di Edoardo, anche se Edoardo poi diventerà comunista, avrà tutta una storia nel dopoguerra. Professore, però non voglio farla parlare solo dei De Filippi, ma del personaggio centrale di quella stagione, Roberto Rossellini, più grande regista italiano
degli anni 40, ma anche degli anni successivi, che prima è più morbido nei confronti del regime, poi fa il film decisivo Roma, città aperta, nel quale tra l'altro recita Aldo Fabrizi, anche lui attore di varie età, molto filofascisti fino all'ultimo momento. Sì. E come avviene questo passaggio? Ma è difficile stabilire se sono stati scritti poco libri. Studiato, anche perché il passaggio dal fascismo agli antifascismi, spesso rapido, è stato poco indagato. Indagato. Diciamo che noi conosciamo bene il passaggio fatto da personaggi che hanno fatto la resistenza, sì, persone note che erano fasciste, ma che si sono emancipate, diciamo, politicamente attraverso il passaggio all'attività resistenziale. Poco sappiamo di questi artisti che avevano prestato la loro opera fino all'ultimo, si può dire, addirittura durante l'occupazione tedesca di Roma, certo, e poi all'improvviso avevano scoperto, diciamo, l'antifascismo. Rossellini è un caso molto, io direi, indecifrabile per certi versi, perché Rossellini pochi mesi prima della liberazione di Roma dà al pubblico l'ultima della sua trilogia filofascista, che è L'uomo della croce, dove addirittura esalta il prete che segue le truppe italiane dell'Armir in Unione Sovietica, la conversione di queste popolazioni atee al cattolicesimo, e tutto, quindi è un'apologia proprio addirittura dell'aggressione. Però lei dice una cosa molto interessante che si collega con quelle che diceva prima Ilaria Fazzini. Sa cos'è la caratteristica di Rossellini? Il prete. Cioè Rossellini è il più rapido a capire che l'Italia del dopoguerra sarà un'Italia dove la cultura cattolica avrà un posto di primo piano anche nella politica. Sì. E il prete è in comune con l'ultimo film di regime e il primo film, Roma città aperta, della nuova stagione. È vero, sono le due facce del cattolicesimo. C'è una faccia, diciamo, che era legata in qualche modo al regime anche per motivi, diciamo, di ragion di Stato. Esatto. E dall'altra c'era il prete, soprattutto il prete, il parroco, l'uomo che si muoveva a ridosso della gente semplice, che ha partecipato alla resistenza. Il prete di Rossellini è il Don Morosini, è il medaglia d'oro alla resistenza e tutto, quindi lui si ispira a un fatto vero, si ispira a un personaggio vero. E Aldo Fabrizi farà carte false per avere quel ruolo, perché capisce, quelli sono più intelligenti, certo, degli altri, capisce che prendendo il ruolo del prete in Roma città aperta riqualificherà, ecco, certo, mettiamolo così, tutta la sua produzione cancellerà alcune cose, sì, non, sì, commendevoli fatte fino al giorno prima. Professore, è ovvio che non la posso lasciare per un argomento così avvincente senza che ci dica almeno uno o due libri che ci aiutano a entrare in questo mondo abbastanza inesplorato. Vabbè, uno è un classico, è quello di Giampiero Brunetta, però di Brunetta non il suo libro più noto, ma l'altro, Cinema italiano fra le due guerre, perché credo che, insomma, sia più adatto a capire bene questo periodo, e l'altro di Luigi Freddi. Luigi Freddi ha lasciato una, chiamiamola, autobiografia, ha raccontato molto della sua storia con questo titolo, Il cinema. Mi permetto di raccomandarlo ai nostri spettatori, perché questo è un personaggio meno conosciuto di Camerini, di, certo, Rossellini, di Aldo Fabrizi, ma fondamentale per questa storia. Ringrazio il professor Mauro Canali e ringrazio Emanuele Lucchetti, grazie, Alessandro, grazie, Ruffo e Ilaria Fazzini, per passare alle conclusioni. Mauro Canali ci ha spiegato quanti antifascisti lavoravano nel cinema già dall'inizio degli anni 40, molto prima che cadesse il regime fascista. Poco prima di morire, a Pietrangrado, un importantissimo dirigente comunista, fu chiesto qual era, secondo lui, che aveva lavorato in questo gruppo,
il film più importante, il primo film antifascista. E lui rispose senza esitazione: Ossessione di Luchino Visconti. Effettivamente Ossessione di Luchino Visconti è un film scritto alla fine degli anni 30, nel 1939, da un gruppo composito di cui facevano parte Mario Licata, Giuseppe De Santis, Gianni Puccini e, anche se non lo firmarono, Alberto Moravia e Antonio Pietrangeli. Il film prendeva spunto da un romanzo di James Caan, Il postino suona sempre due volte, e raccontava una vicenda quasi neorealista. Poi il film fu girato nel 1942, la Repubblica Sociale nel 1943, quando il film uscì, lo distrusse, ne chiese la distruzione, ma Visconti ne tenne una copia e il risultato fu che quel film uscì in Italia prima che in America uscisse il film vero e proprio, tratto da Il postino suona sempre due volte.